Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mage Tuning. Oggi voglio farvi vedere come sostituire la presa dell'accendisigari con una presa doppia USB. Questa proprio che vedete. Vi lascio il link di questa presa in descrizione. Intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, per smontare il bracciolo dell'Alfa Romeo, Mito ovviamente, ci dobbiamo prima di tutto munire di un cacciavite piatto che andremo a inserire in questa fessura, facendo un po' di leva proprio molto piano senza andare a rompere il gancetto, questo si sgancerà. Ci troviamo qui in basso tre bulloni, tre dadi, scusatemi. 3 dadi da 10, quindi per smontarli io vi consiglio di utilizzare un attrezzo del genere. Una volta tolti i dadi possiamo rimuovere il bracciolo. Allora ragazzi, come potete vedere questa è già sfilata e comunque vi dico come procedere. Dovete togliere la cuffia del cambio, la cuffia del freno a mano. Sono dei semplici gancetti, ci mettete un minuto. Poi vi consiglio di infilare la mano sotto e tirare fuori la presa dell'accendisigari, così da toglierlo. Una volta tolto l'accendisigari, andiamo a tirare con forza verso l'alto questa prima parte del tunnel centrale. Dopodiché la rimuoviamo. Per chi ha il BluMI, qui avrà una seconda presa che andrà tolta, ci sta un semplice gancetto. Per togliere queste due prese, giriamo il tunnel, il pezzo di tunnel, premiamo il pezzo di plastica, cacciavite piatto la mano e cerchiamo di far uscire fuori il supporto dell'accendisigari. Prendiamo la nostra presa. Ok, ecco fatto, la nostra presa è montata. Ok, prima di andare a rimontare il tunnel dovremo apportare delle modifiche al nostro cavetto dell'alimentazione. Se osserviamo bene avremo questo spinotto marrone da togliere, così da poter sfilare i pin. Se noi andiamo ad osservare bene come stava messo in precedenza con l'accendisigari, notiamo che questo al suo interno ha semplicemente due alette, una a destra e una al centro. Rispettivamente indicano il ground massa e l'alimentazione continua, in quanto l'accendisigari funziona continuamente e noi vogliamo che la nostra nuova presa USB funzioni costantemente. Quindi se noi andremo adesso a infilare lo spinotto in questa maniera, funzionerà soltanto quando l'anabbaglianza è acceso perché è diverso l'attacco. L'attacco dell'altra presa USB 2.0 è praticamente una a sinistra e una a destra, manca il centrale. Quindi non basterà altro che invertire il giallo con l'arancione grigio, quindi il sinistro e il centro.
Fatta l'inversione, andremo a provare la nuova presa USB prima di montarla. Infilato lo spinotto, accendiamo la macchina. Come possiamo vedere, questo funziona. Diciamo il cellulare carica. Una volta provato il tutto, possiamo rifissare tutto al supporto del tunnel centrale. Io non lo farò perché ho altre modifiche da apportare che vedrete nei prossimi video. Quindi, per questo video è tutto, ragazzi. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale Instagram, Mitch Tuning. Io vi saluto ragazzi, ciao a tutti.